Siamo in compagnia di Giuseppe e del simpaticissimo Nicola. Ciao Nico! Ciao! Ma che forte, ragazzi! È un grande mio figlio! Lei è un grande! È un grande! Sei forte, sei bravo tu con papà! Oh, sì! Dice sì, eh? È convinto! Senti Giuseppe, e tu invece sei bravo col dialetto? Ma abbastanza! Dai, da Visano, Isorella, prova a leggere! E bu cristià e pensa per enque e per dumà! Cosa vuol dire? Che il buon cristiano pensa per tutti! Per il prossimo e per tutti. Bravo Giuseppe, e tu a cosa pensi in questo momento? Andare a prendermi il gelato. Ecco, lo vedi? Lo vedi? Se sua moglie che dice andiamo a prendere il gelato, andiamo a prendere il gelato. A chi paga? Io. Andiamo tutti a prendere il gelato. Andiamo tutti a prendere il gelato, andiamo, andiamo. E tra pochissimo noi iniziamo, c'entro anch'io, però prima il gelatino ce lo prendiamo. Restate qui, grazie. Eccoci, apriamo un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, raccontandovi il busto di Eleonora d'Este di Antonio Canova. Questa notevole scultura, acquistata dal conte Tosio per la propria collezione nel 1819, è opera del celebre artista neoclassico Antonio Canova e se parte di una serie di testi ideali, quasi una raccolta dedicata alle muse ispiratrici dei grandi poeti italiani. Il marmo appartenuto a Tosio ben rappresenta lo stile di Canova, che partendo dalle descrizioni note dall'effigiata, vi aggiunse qualche cosa di ideale, allo scopo di ottenere quella bellezza senza tempo, tanto ricercata dagli artisti di età neoclassica. Lodato dai contemporanei, il busto condensa le doti di Eleonora cantate da Torquato Tasso: bellezza, elevatezza di mente, nobiltà e modestia. Ecco il proverbio di oggi: el bu cristià el pensa per anque e per dumà. E noi pensiamo almeno di fare qualche intervista. Andiamo. Beh, il buon cristiano pensa alla vita terrena, ma pensa anche eventualmente bucristiae, anche alla vista, alla vita che ci sarà dopo quella terrena. Bravo, teologico il signor Giancarlo. Sentiamo invece il suo di oggi, vediamo un po'. Di oggi è Madone Rese, Nasale, Mategli de Lons, Iebune, Brae e Bele, Malespons. E non penso di essere afferratissimo alla Madonna, le Madonne in chiesa, Madonna, no? No, le Madonne una volta erano chiamate le suocere. Ah, le suocere. Le suocere, le rose, annusale, ma sta loro alla larga. Perché sono buone, brave, belle, ma pungono. Sì, e c'è un problema, Giancarlo, che probabilmente mia suocera mi sta seguendo alla televisione. Diciamo che non tutte, alcune. Potrebbe essere che mia suocera sia una di quelle. No, è dall'altra banda. Il buon cristiano pensa per oggi e per domani. Magari si gode l'oggi, ma pensa anche al domani, risparmia per il domani, per l'avvenire, per il futuro. È un ragazzo da sposare, donna all'ascolto. Devi solo pescare nel mucchio tu. Dai. Marta! Eccola qui, fresca di anno scolare. È andata bene la scuola quest'anno? Sì, sì, dai. Non ricordi manco più? No, ormai è finita, io vivo nel paradiso e basta. Sì, beh, insomma, è nel corso Zanardelli, bellissima per carità. Andrai a spasso quest'estate? Sì, un sacco di vacanze, sempre al mare. No, e con chi? Con la mia famiglia. Famiglia numerosa, peraltro, ce l'ha già raccontato. È il bu cristià, il pensa per anche e per dumà, cioè? Un buon cristiano, non so bene il dialetto, Pensa per il cuore e con due mani. Cioè per anche è per il cuore e per dumà è con due mani. Sì, non lo so. Lei voleva dire una scemenza fuori onda, era questa la scemenza che volevi dire o ce ne sono altre in programma? No, penso sia solo questa. Ragazzo alto e slanciato, Francesco, tu sei qui di Brescia? Sì, sono dalla provincia, sono di Mairano. Mairano, bene, il bu cristià è il pensa per anche e per dumà. Probabilmente anche a Mairano, no? Si sente ogni tanto, lo conosci il dialetto, sì. Ciao, si parla solo dialetto, è nella bassa. No, il bu cristià è il pensa per anche e per dumà, che significa? Il buon cristiano pensa sia per oggi che per domani. Bravo, e tu pensi per l'oggi e per domani? Si pensa solo all'oggi, domani, ci penseremo domani. Solo al presente si pensa, secondo me. No, un buon cristiano. Non lo sono, non sono un buon cristiano.
El bu cristià el pensa per anche e per dumà. Il buon cristiano è previdente, lungimirante, pensa per oggi ma anche per il futuro, per il domani. Voi pensate a rimanere qui su Teletutto. Alla prossima, grazie!